Motore acceso perché ho acceso il termotop prima, un quarto d'ora, per riscaldare prima il motore. In questo modo si accende senza problemi. Ci sono 6 gradi, non fa freddissimo, però io ce l'ho. Oltretutto, accendendolo riesco ad accendere, scusate il gioco di parole, poi il motore è già caldo. Quindi quando vado poi ad accendere il riscaldamento, esce già aria calda. È un accessorio che, come avrete già sentito dire da me, molto utile per l'inverno, perché quando si parte a meno 10, meno 15, il motore fa veramente un grandissimo sforzo a partire da freddo, e invece da caldo è tutta un'altra storia. Io però ce l'ho e lo uso anche adesso, anche con temperature più miti. Oggi il meteo fa veramente c***o, però ci sta, dopo 2 giorni come quelli precedenti, ieri e l'altro ieri, c'è sempre un prezzo da pagare. Adesso niente, un ultimo caffettino, anche se ne ho già preso uno questa mattina per colazione, e poi andremo verso Capo Nord. Non ho guardato, ma penso che sia circa 1 ora e mezza da qua, quindi non manca molto. E poi vedrò cosa fare, perché non lo so se scendere subito, se andare più a est, boh, vedremo. Yukina! Ciao! Clerata. Ora di mattina. Bisogna urlare così, Yuki. Ciri! Contentissima con quei Yuki, ho appena una vista. Madonna! Bene, ho salutato Giulio e Chiara, due splendide persone, seguiteli su Instagram e Facebook. No, Facebook, vabbè, Facebook ormai è una porcheria. Su Instagram e YouTube, i Vagamondi. E niente, adesso vado a Capo Nord, loro ci arriveranno tra 2 giorni, perché non hanno particolarmente fretta come me, che voglio essere tra un pochino giù in Italy di nuovo, e quindi aspettano di trovare una giornatina di sole. Noi si va.
siamo a Honningsvag e ho scoperto che qui c'è un impianto di risalita, credo uno ski lift. C'è anche una bella pendenza, forse non è lunghissima la pista, però bella bella lunga. Ovviamente illuminata, perché qui per 2-3 mesi l'anno non c'è assolutamente luce. Figata. Buongiorno. Oggi ho sonno. Addirittura il sole, comunque fa fresco. Va lì? Un timidissimo sole. Guardate che posto. Pensavo avessi crepato già il vetro, invece no. Adesso era solo sporco. Niente, adesso pausa pranzo, così vado a fare la spesa già mangiato, altrimenti se vado a fare la spesa da mangiare compro un sacco di robe spesso inutili. Qua mi sa che è il posto dove attaccano i pesciolini a essiccare e fa abbastanza fresco, cioè fa freddo. Mi sa che a Capo Nord tirerà ancora più vento, ma dopo andremo a vedere. Buongiorno, 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 buongiorno. Oggi niente, mi sono mega rincoglionito, cioè questo tempo mi fa... Ok, mi devo prendere a schiaffi da solo. No, mi sono fatto un caffè. Non so più parlare italiano. Dopo due birre parlo meglio inglese che italiano. Vabbè, comunque ho scoperto che, vabbè, l'ho fatto vedere prima forse, qui a... come cazzo si chiama già sto paese? A Honningsvag, cittadina, 2000 abitanti, c'è... qua c'è una montagna, hanno fatto uno ski lift dove sciare, fico. E adesso vado a fare il gasolio, non vado a fare spesa perché è tardi, così magari riesco ad arrivare a Capo Nord ancora con un po' di luce, fare due riprese con il drone, ma non lo so perché in realtà c'è parecchio vento qua, figuriamoci a Nordcap, che comunque è un punto mega mega esposto perché è una scogliera alta 100-150 metri, boh, così, e se c'è un po' di vento lo prendi tutto. E quindi niente, cazzo che voglia di sciare. Cioè, ovviamente non c'è neve, però voglia di sciare lo stesso. E boh, basta. No, adesso mi devo attivare perché non posso rincoglionirmi così. Renne? No, vabbè, ma che belle sono queste. Ma io vi devo conoscere. Ma guarda che palco! Sto palco! Pipì così davanti a tutti, hai 40.000 persone che ti guardano, eh? No, ma questa che roba è? Ma che palco hanno? Ciao Rennina! Quante rennine, Sherry! Guarda come mangiano! No, non si può, sono grosse, non si può. Facciamo gasolio e magari anche l'acqua, ma non so se c'è. Thank you.
press my calloused hands, my furrowed brow in all my plans. I'm coming to my home, I'm coming to my home. The distance I have traveled, praticamente nel parcheggio non si paga, c'è scritto che è for free. Vediamo. Ehi, ignor, raga. Come faccio? Ah, parking free, cars zero. E boh, quindi vado. Vado, non c'è nessuno, no, va bene. Piccola scheria! Siamo a Capo Nord! Ma che storia! Siamo a Capo Nord! Ti ricordi? Mamma mia! Wow! Ti ricordi, piccola scheria? Cazzo, dove ci eravamo messi l'altra volta l'hanno chiuso. E pensate, se la ritrovo la posto, io nel 2017 feci una foto del Ducatone sotto il mappamondo. Perché di là era aperto, si poteva entrare, c'erano due macchine nel parcheggio. Vabbè, adesso ci sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 furgoni, di cui uno se ne sta andando. E quindi niente, minchia che figo. Cioè, alla fine Capo Nord non è un cazzo. Cioè, non è un cazzo, però è tutto. Capito? È una cosa strana da spiegare. Minchia, tira un botto di vento. Ma io rubo le pietre e mi metto in bolla con quelle pietre. Ehi, mi devo mettere in bolla io. Sì, guarda che pietre grosse. Aspetta che qua, guarda qua come mi metto in bolla adesso. Facciamo vedere un po' chi è il master del imbollamento. Però, aspetta, proviamo solo con le sospensioni. Ma no, secondo me non basta. Io avevo dormito lì. Se col daily 4x4 qui passerei sopra le pietre. Wow. Ma che sono quasi in bolla. Beh, insomma, secondo me. Devo continuare. Ah, no, ho sbagliato. Ah, acidità di stomaco? Beviti una birra. Ci siamo, piccola scheria! Siamo a Capo Nord! Piccola scheria! Io credo che faccia un cazzo di freddo. Sì. Piccola scheria! Siamo a Capo Nord! Oh già, guarda, sì! Fai occhio, vieni qua, Sherry. Mi raccomando. Sì. Ma cosa? Ma con chi ce l'hai? No, anche in realtà là c'è un cane, ma abbiamo già fatto conoscenza. Con chi ce l'hai? C'è il mappamondo? Che è il mappamondo? Chi è il mappamondo? Dai, Sherry! Sherry! Andiamo su mappamondo! Dai, vieni! Dai! Sherry! Dai! Piccola scheria! Che brava! Mi sa niente volo col drone perché tira un botto di vento, fa un freddo porco. Ma il freddo non è un problema, però il vento sì, e ne tira veramente tanto. Allora, raga, niente volo con il drone. Non so quanti di voi lo sanno, ma a dir la verità, questo non è il vero Capo Nord. Quello è il vero Capo Nord, il punto più a nord dell'Europa.
dell'Europa, della terra, della terraferma si può dire, sì, solamente che molto probabilmente costruire una strada lì in mezzo alla costa, vicino alla costa, in mezzo alle montagne era più difficile. Qui invece c'è questo mega pianoro e non so, penso anche a livello turistico è stato più semplice costruire un mega parcheggio. No, magari non è quello il motivo, non lo so. Comunque, per andare là sono tipo 8-10 km di cammino. Sarebbe figo, il tempo è abbastanza stabile, ma fa un freddo porco. Non oggi, perché sono quasi le 7 di sera e ormai fa buio abbastanza presto. Domani, non lo so, freddo e vento sono abbastanza fastidiosi, quindi... Ma, chi lo sa, vedremo. Comunque, sappiate che provano... per farvi pagare 260 NOK, quindi tipo 24-25 euro, perché in realtà il parcheggio è totalmente gratuito, c'è scritto però loro ci provano, quindi la cassa, se il museo è aperto loro ti dicono che costa 260 NOK, invece se volete solo parcheggiare, anche perché il museo da quanto ho detto non ne vale la pena, quindi, mi raccomando, ditelo, vogliamo solo parcheggiare e quello è il... Niente, vi salutiamo, io e Sherry da Capo Nord.